Siamo solo. Buongiorno, grazie della presenza. L'oggetto di questa conferenza stampa è quello di evidenziare un doppio, diciamo, obiettivo, quello di illustrare tanto lo stato dell'arte sull'igiene che in questo momento è precaria nel nostro paese, dall'altro quello del controllo che stiamo attuando, che sarà a 360 gradi, non solo per coloro che abbandonano i rifiuti in maniera illegittima e illegale, ma anche sulla ditta appaltatrice. Io mi riservo di fare le conclusioni, non prima di aver ringraziato per la collaborazione che stanno dando al Paese i nostri carabinieri con la radiomobile, che in sinergia collaborano con il comando dei vigili urbani, e il comando dei vigili urbani che con l'ausilio di qualche dipendente dell'ufficio tecnico che è stato nominato ausiliario di polizia hanno fatto con delle telecamere. Io passerei la parola al comandante dei vigili per dare un numero che onestamente non è che ci fa gongolare o ci fa godere, un numero che ci lascia amareggiato perché c'è tanta gente che non vuole rispettare le regole. Do quei numeri, sarò io a dare le conclusioni. E poi parlerà l'assessore Crea, infine, prima delle mie conclusioni, l'assessore Bruni. È chiaro che per quanto mi riguarda, lo sapete, l'ho detto dal primo giorno in cui mi sono seduto a guidare questa amministrazione, non ci sarà sconto alcuno per chi che sia. In questo momento poniamo l'accento in maniera seria sul servizio che è gestito dall'Ordine dell'Ambiente. Posso dire che banchieri ho fatto una serie di contestazioni sia all'Ordine dell'Ambiente come chiedendo dei chiarimenti che al responsabile dell'ufficio igiene ambientale, architetto Romeo, attendo le risposte, però credo che è giunto il momento di alzare un attimo il livello di guardia. Livello di guardia perché se mi danno conferma sembra che c'è una particolare zona del paese in cui un servizio latita completamente e non è stato fatto, quello della raccolta del multimateriale della plastica, quindi devono scattare obbligatoriamente le sanzioni. Io oggi chiederò poi al comandante, visto che non c'è l'ufficio tecnico, senza farlo rientrare, di annotare questo servizio che doveva fatto se partire un'intera zona, poi nei particolari scendiamo a breve. Comandante, prego. Buongiorno a tutti. Allora, da quando si è avviata la raccolta differenziata, su sollecitazione dell'amministrazione comunale di concerto con la stessa, abbiamo inteso implementare i servizi di contrasto all'illecito abbandono dei rifiuti sul suolo comunale. Per questo, anche visto l'esiguo numero di personale di cui oggi purtroppo dispone il comando, abbiamo optato per l'utilizzo di alcune telecamere mobili che sono state installate sulle vie principali del paese, dove a seguito di un preventivo monitoraggio del territorio abbiamo individuato dei punti dove erano dei veri e propri punti di abbandono incontrollato dei rifiuti e delle vere e proprie discariche abusive. Per questo, a base di questa tecnologia che abbiamo ritenuto indispensabile, abbiamo cercato di contrastare con fermezza questa fenomenologia che è un continuo documento al decoro urbano, oltre che problematiche igienico-sanitarie sul territorio. Le telecamere sono state installate e non avevano un accesso remoto, per cui vi lascio immaginare anche le difficoltà legate poi alla visualizzazione delle immagini da parte del personale che magari poteva essere impiegato per servizi anche più rilevanti sul territorio. Quindi le telecamere mobili occultate, ora andremo a vedere dei video che sono stati effettuati naturalmente nel pieno diritto della privacy e della riservatezza, oscurando sia la targa sia le immagini dei trasgressori. Abbiamo installato delle telecamere mobili che venivano di volta in volta poi spostate su determinate zone. A seguito del monitoraggio gli operatori poi visualizzavano in comando i risultati e da opportune indagini si è riuscito a identificare i trasgressori. Questa attività, che è iniziata il 26 di giugno ed è ancora in essere, però io vi fornirò i dati fino al 20 di luglio, quindi in poco tempo sono state combinate ben 163 sanzioni.
per illecito abbandono dei rifiuti e per violazione delle ordinanze sindacali in materia di avvio della raccolta differenziata. Nel dettaglio questi 163 verbali hanno consentito 6-3 o 7-3? 163. Speriamo che possano consentirci con l'incrocio dei dati dell'ufficio, in sinergia con l'ufficio tributario dell'ufficio anche di verificare quali sacchi di evasori tributari, ossia di gente che non risulta affatto iscritta alla TARI. La finalità infatti per cui abbiamo deciso di fare questa attività di controllo è finalizzata a regolarizzare tutti quelli che non hanno voluto aderire all'avvio della raccolta differenziata o peggio ancora, e quindi anche per una questione di giustizia sociale, non pagavano il relativo tributo comunale. L'attività continuerà incessantemente nei prossimi mesi, sperando che il numero dei verbali possa anche ridursi e che quindi tutti si registrino regolarmente al tributo comunale. Ora manderemo il video, eravamo combattuti un po' nel mandare o no questo video, ma abbiamo ritenuto di mandarlo quantomeno per scuotere un po' le coscienze e far vedere la situazione. Questa è veramente in maniera molto semplificativa, c'erano anche dei video dove i genitori facevano addirittura abbandonare i rifiuti ai propri figli di 10-13 anni. Quindi anche dal punto di vista di insegnamento rispetto all'ambiente è un messaggio importante. C'è naturalmente il famoso, ormai la disciplina olimpica, l'abbiamo detto, del lancio del sacchetto, dal finestrino, molte addirittura non si fermavano neanche, lanciavano direttamente dal finestrino della tua vettura i rifiuti. Per esempio, le zone monitorate sono state la via Primo Maggio, che purtroppo ad oggi è ancora una vera e propria discarica, la zona di Pilari, per intenderci nel prossimità del ponte, la via di Gaspari, quindi all'intersezione della via Madonnuzza, la via Ramirez e la zona dietro il Piper, la via Salvatore. La prima qual era che ha detto? Via Primo Maggio. Abbiamo fatto un monitoraggio su queste zone. Naturalmente con anche evidenti difficoltà, perché può andare a fare gli opportuni accertamenti per identificare i trasgressori, vi lascio immaginare che laddove questo abbandono sia stato effettuato con l'utilizzo di un veicolo è un'attività relativamente semplice, però siamo riusciti anche a identificare soggetti che magari con le biciclette o a piedi abbandonavano i rifiuti, quindi anche attività un po' più complessa. Questa è la via Ramirez, il veicolo che addirittura circola con Fomaggio, quindi spreco anche il veicolo del colpo della strada. Questa è la via Pedastro, il famoso lancio del sacchetto. Niente, io avrei concluso. Se l'assessore Bruni vuole dare qualche numero. Questi tutti i settori che si sono interessati e che hanno agito in piena sinergia, quindi parliamo dell'ufficio tecnico, parliamo della polizia municipale, parliamo del settore dei tributi. Ognuno per le proprie competenze ha posto in essere delle politiche che vanno a palettare questo fenomeno per quanto riguarda il rilascio sul territorio comunale dei sacchetti dei rifiuti, così come capita, e andare anche a palettare quello che è far emergere il sommerso dal punto di vista tributario. Attualmente, in base alle funzioni che sono state trasmesse dal Corpo di Polizia Locale all'Ufficio Tributi, ossia su 139 sanzioni, si sono state fatte determinate controlli, ossia su 139 abbiamo 54 persone iscritte al ruolo e 85 non iscritte. Di quelle iscritte al ruolo abbiamo 43 residenti. Di questi 43 residenti iscritti al ruolo, tutti hanno ritirato il kit per la raccolta differenziata. Nonostante il ritiro del kit per la raccolta differenziata, hanno preferito però insudiciare il nostro paese. Le vie che tutti noi possiamo percorrere anche con i nostri figli. E quindi hanno fatto venire meno la credibilità del nostro paese. Degli 85 non iscritti al ruolo abbiamo 24 residenti al merito,
gli altri sono residenti nei comuni limitrofi, da Reggio fino a Porto Fuori fino a Reggio della Campione. Quindi la nostra attività non si ferma solo ed esclusivamente per quanto riguarda l'educazione, all'ambiente, alla raccolta differenziata, ma anche educare i cittadini ad una maggiore civiltà per amore del proprio paese, per amore dei propri figli, per amore insomma di quel senso di civiltà di cui tanto parliamo, che magari poi nella pratica siamo meno avvezzi ad mettere in campo. Ancora, per quanto riguarda la raccolta, quindi la distribuzione del kit e quindi l'attività di emersione del sommerso, quindi di coloro che non è consapevole, abbiamo un aumento anche degli iscritti, in quanto quando noi abbiamo girato il file del numero di iscritti a ruolo erano orientativamente sui 5.285, ad oggi risultano 6.549. Quanto può ripetere per favore? Sì, abbiamo all'inizio della distribuzione dei kit abbiamo dato come numero iscritti ai volontari 5.285, il ruolo aggiornato ad oggi 6.549. Contro quanto dovrebbero essere invece? Non sappiamo. E anche 6.549. Do qualche altro numero io. Sì, quindi l'attività che è stata fatta è un'attività da mantenere in considerazione che sarà e che continuerà nei prossimi mesi, cercando di attenzionare le persone e di sensibilizzare per un maggiore amore ambientale e quindi per la maggiore vivibilità del nostro paese. Noi non siamo come qualche uno ha dato, perché fa delle multe, bisogna avere tolleranza. Posso chiedere se tra questi nominativi, che tra l'altro sono pubblici da tanto tempo, io ho un elenco di almeno 30 persone che se poi corrispondono al vero, questa è una cosa molto grave. Intanto se queste immagini sono state lavorate, scusa Sindaco, poi sì, devo fare questa domanda, se sono state lavorate da un agente di polizia giudiziaria oppure se sono state lavorate da un altro tecnico, questa è una domanda alla quale io ci tengo che voi rispondiate. E poi se c'è qua all'interno di questi soggetti che sono stati beccati, se c'è qualche, per esempio, consigliere comunale, una domanda alla quale vorrei saperlo, cioè questa domanda io dovrebbe rispondere il comandante, perché io il nominativo comunque sia con nome e cognome dei sanzionati non lo conosco, quindi sinceramente vado avanti assolutamente, perché per una questione di privacy il non entra in queste io non ho chiesto il nome, eh. È come dire tanti cittadini. Ma lei mi chiede sinceramente come faccia lei ad avere un elenco di persone sanzionate, perché sono dati sensibili questi, sinceramente. Quindi gli ragioni io anche la domanda. Mi dà risposto? Va bene. Comunque, niente, la nostra attività continuerà anche nei prossimi mesi ad una maggiore sensibilizzazione per quanto riguarda l'amore per l'ambiente, sia anche per una maggiore vivibilità della nostra comunità e del nostro paese. Posso rispondere io? Sì. Non risulta almeno nessun consigliere comunale che è stato sanzionato. Sì. Io direi al direttore la stessa domanda, però visto e considerato quali sono stati lavorati da agenti di polizia giudiziaria, abbiamo avuto l'ausilio di tecnici dell'ufficio tecnico del comune nominati al luogo ausiliari di polizia giudiziaria. Nominati autorità di polizia giudiziaria. Ausiliari di polizia giudiziaria, perché vorrei fare una specifica. Per quanto riguarda l'abbandono e controllato dei rifiuti, secondo anche il testo unico ambientale 15206, non abbiamo fornito i dati dei verbali amministrativi redatti dal comando. Se ci sono e ci saranno sicuramente attività di polizia giudiziaria in corso, svolgeremo le opportune indagini, perché il secondo comma del 256, ossia la condanna e controllo dei rifiuti, se viene effettuato da una ditta è un reato di natura penale. Poi intervenuta la prescrizione del reato ci sarebbe da discutere, non penso sia la sede opportuna, per cui quella si tratta di un'attività di polizia giudiziaria, che è solo l'attività amministrativa. Oggi noi siamo qua per impostare l'attività di polizia amministrativa. Certo è grave. Se il direttore dice di avere un elenco,
questo punto poi magari il direttore stesso non la sentiva. Io ci sono dei nomi, non ce l'ho io, basta andare da barbiere tutte le mattine e ti dicono i nomi, c'è il medico Tizio, c'è Tizio, c'è Caio. Io non ho dubbi nella riservatezza del comando, tenga conto che questi elenchi sono stati... E come, che io l'ho chiesto se questi dati li avete lavorati voi o l'avete un agente con qualifica di polizia giudiziaria come vuole la normativa ambientale oppure... Punto. Lavorati e del resto i verbali sono stati lavorati da agenti ufficiali di polizia giudiziaria quando l'attività inevitabilmente si è dovuta svolgere con l'ausilio di tecnici, vi spiego anche perché. Cioè il tecnico era un agente di polizia giudiziaria? No, benissimo, basta. Non è stato l'uomo, con verbale trasmesso all'autorità giudiziaria, le spiego perché vi erano degli incombenti prettamente tecnici. Lei lavora con le telecamere, ma lo sa, queste telecamere non avevano un accesso remoto direttamente al comando, per cui ogni giorno andavano sia spostati, e capite bene che questo lavoro non lo poteva fare. Ho andato, ci sono reparti specializzati a fare solo questo mestiere con i quali lei si può interfacciare come quando si interfaccia con la Procura della Repubblica. No, lo su questo poi io le faccio delle domande specifiche su questa cosa perché non è di poco conto. Sì, e mi ha detto che ha utilizzato il personale tecnico che non è della polizia giudiziaria. Non per la visualizzazione dell'immagine. Per la visualizzazione dell'immagine e per la lavorazione, è chiaro, no? Come no, fa no, a... No, sto dando, no? Va bene. Sto dando la spiegazione, se vuole sentirla. No, basta così, poi le faccio le domande quando finite la relazione. La motivazione significa che queste telecamere andavano ogni due giorni. Cacciato una scheda MicroSD per la visualizzazione in comando, queste incombenze le abbiamo fatte lasciare a un tecnico specializzato del comune, in quanto non siamo tecnici, non riusciamo a fare né queste operazioni perché non ne abbiamo le competenze, né ci risultava opportuno che le facessero gli agenti di polizia giudiziaria per visibili sul territorio. Anche perché queste cassette venivano installate, queste telecamere venivano installate in prossimità di illuminazione pubblica comunale, per cui ci siamo avvalsi di tecnici del comune che svolgono le mansioni di elettricista del comune. Ok? Del resto il codice 648 del codice procedura penale prevede che l'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria è l'espletamento di eventuale attività di realtà penale, e può essere il caso, a seguito del monitoraggio e dell'abbandono dei rifiuti, che possano scaturire denunce penali, possono avvalersi di personale idoneo a fare questo servizio. Mi dice quale codice lo dice? Se non erro il 348. Beh, io le dico invece cosa dice il codice dell'ambiente e quello della privacy. Le trappole per telecamere intanto sono regolamentate. Sono regolamentate e ci vuole, prima di mettere la telecamera, lo dice la normativa, ci vuole il cartello segnalatore e il regolamento che avreste dovuto fare proprio per questo motivo. Il carattere della privacy mi pare del 2010-2012. Non è qui, mi pare non c'è nella legge. Nella legge c'è un'altra cosa. Comunque io le faccio le domande e lei mi risponde, proprio perché qui si tratta di cose non di poco conto, a mio modesto avviso. Benissimo. Qui voglio dire, ormai siamo abituati a buttare ai 420 sempre le immagini di tutte e i fatti di tutti. Allora, qui per utilizzare possono essere utilizzati per la sicurezza urbana. I comuni possono utilizzare, possono gestire sistemi di videosorveglianza, articolo 1,1, in luoghi pubblici o aperti a pubblico, intanto i dati li vanno tenuti solo per 7 giorni, poi c'è tutta la gestione dei dati. Il garante nel provvedimento ha detto e si occupa proprio della materia e dei criteri di come vanno trattati i dati. Quindi i comuni, prima dell'installazione delle telecamere, devono aver attivato intanto le classiche misure prima previste, insomma, normali, no? Di controllo, e quindi ci vuole anche lì ci vuole un rapporto prima a monte delle telecamere, poi l'attivazione di qualsiasi sistema comporta l'osservanza degli obblighi di informativa, il cartello che le dicevo io, previsti dall'articolo 13 del decreto legislativo, caro comandante, e poi mediante l'apposizione, anche quando si tratta di rifiuti, del cartello che deve essere collocato prima dei raggi d'azione della telecamera. Le riprese possono essere utilizzate solo ed esclusivamente da personale di polizia giudiziaria, e ti dice pure qual è, e non possono essere affidate all'esterno. Ne consegue che l'impiegato di sorveglianza deve essere o un agente di polizia o un delegato, ma sempre un agente di polizia giudiziaria di un altro corso. Questo non me lo sono inventato io.
queste cose gliele dico perché io non ho visto nessun cartello passando per le vie che lei mi dice, e questa è un'azione veramente grave. Il titolare del trattamento è il responsabile poi di tutto quello che ne consegue. Io le dico soltanto di che cosa siete passibili per avere fatto questa mattina questa conferenza stampa con questi dati. Voi siete, intanto i fotogrammi, c'è scritto pure ogni fotogramma, cioè, voi c'è un problema sanzionatorio nei vostri confronti per aver proprio non esposto i cartelli, non avvisato i cittadini, non aver fatto il regolamento e tutta una serie di cose. E le dico pure a quanto vanno, caro comandante, c'è la parte penale che va da 6 a 24 mesi, c'è quella invece sanzione, altro che la multa al cittadino, per le omissioni che vanno da 6 a 36 mila per la mancata segnalazione, quindi per il cartello, e poi invece per aver fatto quest'altro costa da 20 a 120 mila. In ogni caso, questa la legge in Italia, a merito la fate sempre in maniera diversa. Io, per mio, non si offenda, io questo l'ho dovuto fare non nel rispetto di chi va a gettare la spazzatura, perché quello è proprio, non è giustificabile in nessun modo, ma è giusto che le leggi vengano rispettate. Prima non è che uno si alza la mattina, tiro a casa tutte le camere e inventa una parte, dovete prima fare alcuni adempimenti che ad oggi non ci sono, comandante, perché ora io uscendo da qui ripasso e mi faccio le immagini di tutte quelle vie, fino a ieri non c'erano. Non ci sono, benissimo, non è necessario fare. Su questo argomento io ho finito. Ma le sto spiegando, nell'attività di polizia giudiziaria non so perché lei continua a dire la visualizzazione delle immagini deve essere fatta da un agente ufficiale. Perché me lo dice la legge? Ma non ho capito chi ha detto il contrario. Non ho capito chi è che ha detto il contrario. Chi è che l'ha detto lei prima, comandante, no, registrato, che ha utilizzato cosa? Del personale io tecnico in affiancamento all'agente di polizia giudiziaria. Io le ho detto un'altra cosa. Lo sappiamo anche noi che ha utilizzato. Io le ho detto un'altra cosa. Io le ho detto un'altra cosa. Per le operazioni tecniche, ossia. No, forse non ci siamo capiti, allora spiego, perché sono io che non mi sono spiegato. Queste telecamere necessitavano, di volta in volta pesavano, una telecamera pesava circa 100 kg cada una. Avevano delle batterie che andavano ricaricate ogni due giorni. Sì, ma non mi interessa queste cose, comandante, a me interessa parlare dei rifiuti. Cioè io ho fatto queste domande, basta. Cioè, lei mi dice quanto pesa la batteria, quanto pesa ora. Non mi interessa, basta. C'era il cartello, no. C'era. Punto. Basta così. Allora, non facciamo. Io non voglio fare polemica, tanto per essere chiaro. Io non ho fatto un comizio, io le ho detto se ha fatto questo, questo, lei è l'amministrazione comunale. Le sto rispondendo se fa parlare. Le sto dicendo che la visualizzazione delle immagini è stata espletata da ufficiali, agenti di PG del comando di polizia locale. Le operazioni tecniche, quando mi riferisco a operazioni tecniche, dico lo smontaggio, la sostituzione della batteria. Il video chi l'ha lavorato, comandante? Noi abbiamo lavorato. Voi? Sì. E le sto dicendo, ci vuole un ordine di servizio col personale che l'ha lavorato, guardi, eh? Quindi lei c'ha il personale che ha trattato questi dati, lo sappiamo, così sappiamo chi è il responsabile se c'è stata una fuga di notizie. Oh, cioè, se c'è stata una non fuga, penso che sia stata l'assessore, perché è giusto pure che io mi debba anche tutelare se c'è stata fuga di notizie. Beh, non lo so, però, lei si deve tutelare, sì, caro comandante, come no? Direttore, che questi dati sono stati forniti a tutti gli uffici comunali, a gran parte. Peggio per lei. Ma per obbligatoriamente i verbali, sì, sì, obbligatoriamente. Mi spiega lei come facciamo? Quindi lei ha dato i verbali che ha fatto alla, no, alla parte politica? L'elenco dei soggetti sanzionati è stato fornito senza eliminare il soggetto e la data di nascita, gliela ha dato al sindaco, agli altri. Mi spiega, lei ce l'ha in mano? Le spiego una cosa, ma mi spiega come il numero delle persone o il nome delle persone? Sì, il numero, no, il numero. Intanto, ha il numero, non le persone. Dice l'elenco che ha sentito parlando all'ufficio tribuni, alla parte politica. Noi siamo in possesso di questo. Va bene, andiamo avanti. Scusate, allora non voglio fare più polemica. Andiamo sulla, che qua ci sono cose molto più ora importanti. Scusi, direttore, lei ha detto delle cose gravi. No, sì, e ha fatto pure i video. Ora lei deve lasciare rispondere, però, le persone. Non può lanciare accuse, lo fa anche a mezzo. Io non ho accusato nessuno, comandante. Lei, per cortesia, io non ho accusato nessuno. Io ho detto, le ho fatto le domande. Ha messo prima i cartelli, mi ha detto di no. Ha utilizzato personale esterno. Punto. Ora andiamo avanti con la conferenza stampa. Cortesia, facciamo rispondere.
ma poi la conferenza della stampa, la conferenza stampa la facciamo e poi allora ha fatto delle affermazioni anche gravi. Io ora le sto rispondendo. Lei ha detto se sono stati, chi ha visualizzato l'immagine, le ho risposto. Le ho risposto anche che ci siamo avvalsi di tecnici del comune per le operazioni tecniche e ho spiegato a quale operazioni tecniche, nominando l'ausiliare di PG all'uomo, facoltà prevista dal codice di procedura penale, direttore, facoltà stessa che prevede che nessun cartello debba essere messo in un'attività di polizia giudiziaria. Per quanto attiene alla specifica abbandono dei rifiuti a livello di procedura amministrativa, il garante della privacy con circolare, ora non ricordo, del 2010 e del 2012, ha previsto l'installazione in via d'urgenza di telecamere qualora questa attività non possa essere contrastata in alcun modo. E lei capisce bene che in nessun altro modo avremmo dovuto mettere un vigile per ogni... Le rispondo poi alla fine per i dati. Per i dati, quello che dice, se lei ha un elenco è grave, ma su questo non ce l'ho io, ce l'ha il barbiere la mattina, tutti i barbieri. Ma se lei ha detto che ha un elenco, io le voglio anche dare delle spiegazioni su questo elenco. L'elenco è stato mandato all'ufficio tributi, all'ufficio protocollo, alle poste italiane per la distinta dei verbali. Sto parlando della procedura amministrativa. Ok? Del resto mi deve anche spiegare come facevamo a fare accertamenti sul sommerso tributario se non fornivamo i dati all'ufficio tributi. Perché veramente così è difficile anche spiegarlo come avremmo potuto fare noi a fare questa attività. Benissimo. Penso di essere stato chiaro. Poi, se lei ha lanciato accuse gravi, sentiremo in merito chi ha questi verbali, questo elenco dei verbali, per vedere chi gliel'ha fornito. Perché è giusto anche fare chiarezza in primis all'interno, eventualmente, degli uffici preposti, del comando e di altri uffici comunali, eventualmente. Se hanno fornito allora, vedete, se quei nomi corrispondono a quelli che girano. Vuol dire che uno non si sulla rotta, no? Se giro oggi vi posso dire che ieri è venuto qualcuno a protestare da me, c'erano altre 10 persone fuori, protestava gridando. Vabbè, ma comunque ora non è questo il. Sì, ma siccome ha detto le comandate qua, c'era giusto che io le rispondessi. Ha fatto bene. Allora, io ho deciso soltanto una cosa e anche un po' velocemente, perché poi abbiamo affrontato vari discorsi, però mi piace entrare nel merito della situazione. Intanto do per certo al 100% che la parte politica non ha avuto nominativi relativamente verbali e poco ci interessano questi nominativi. Ci interessa poco, però nello stesso tempo oggi qui non sono contenta di essere in questa conferenza stampa perché noi abbiamo evidenziato chiaramente due risultati. Intanto mi corre l'obbligo, comandante, lo faccio con gran piacere, di ringraziarvi come assessore alla polizia locale del lavoro che fate e vi ringrazio ancora una volta. E ogni qualvolta ci sarà occasione di evidenziare un tale lavoro oneroso per voi, io so quello che vuol dire, perché siete stati giornate intere a lavorare su questa cosa e non vi siete mai tirati indietro, non avete calcolato l'ora, non avete calcolato il lavoro che c'era da fare, né l'impegno. E vi viene chiesto da parte dell'amministrazione comunale, da parte della giunta comunale, del sindaco, dell'assessore vostro di riferimento, un lavoro continuo su tantissime cose, che cercate di portare avanti con grande impegno e con grande professionalità e onestà. Quindi io vi ringrazio per il lavoro che avete fatto. Certamente non posso essere contenta di vedere oggi evidenziati 163 verbali a persone nostre concittadine o fuori di qua, perché questo attesta due cose. Uno, che andiamo a lamentarci continuamente di cose che succedono nel nostro paese, ma non facciamo nulla per non farle succedere, perché se 163 verbali ci sono state, abbiamo avuto 163 o una persona che l'ha fatto più di una volta, che sono andati a buttare la spazzatura in giro per il nostro paese. E oggi ci ritroviamo con un paese sporco, da tutti i punti di vista. Questo è il primo caso che voglio evidenziare. Non siamo contenti di aver fatto questi verbali sicuramente, né come giunta comunale né come amministrazione, sicuramente neanche come polizia locale, perché come tu dicevi abbiamo delle cose più importanti di cui occuparci. Quindi questa è un'azione, è un lavoro che non avremmo voluto svolgere sicuramente, ma siamo stati costretti. Tempestivamente l'amministrazione l'ha voluta, tempestivamente il comando della polizia locale è stato in grado di attivare tutte le procedure, perché sono sicura che il comandante, per la sua onestà e serietà nel lavoro, ha attivato tutte le procedure necessarie per svolgere quest'opera importante. Diciamo che l'idea di fare questa conferenza stampa nasce dal fatto che forse smuoviamo le coscienze se vediamo che ci sono dei video, perché se io fossi stata proprietaria di una di quelle macchine o fossi stata in qualche modo coinvolta in questo video, mi sarei vergognata
per l'impatto sociale, per il messaggio educativo che do ai miei cittadini, ai miei figli, a tutti i giovani che crescono in questo paese, e sicuramente mi guarderei bene da rifarlo. E sicuramente il messaggio che oggi deve passare è: non fate questi come questi nostri concittadini, perché è una cosa veramente deplorevole, è una cosa che porta un danno ambientale di rilevanza incredibile. Il nostro paese è sporco. Veniamo a questo secondo dato. Io mi prendo la responsabilità di quello che vi sto dicendo. L'assessore Crea non fa rimetti, così come si va incontro e si lotta il cittadino che non rispetta le regole, allo stesso tempo si comincerà una lotta, se questa è necessaria, contro coloro che gestiscono il servizio all'interno del nostro paese. Perché? Pretendiamo che il servizio venga svolto con puntualità, che si passi casa per casa a raccogliere le differenziate. Abbiamo avuto modo e segnalazioni anche verbali dei nostri concittadini e rilevazioni fatte anche dal comando di polizia locale, che questo non è successo per qualche giorno. Il sindaco ha chiesto spiegazioni anche per iscritto con un verbale all'ufficio tecnico e al responsabile dell'ufficio ambiente, che deve vigilare sul buon funzionamento del servizio. Sappiate che, così come abbiamo fatto nel 2015, siamo pronti a fare oggi. L'amministrazione lotterà sì colui che abbandona i rifiuti per strada, ma lotterà anche la non funzionalità del servizio che in questo momento abbiamo, perché il servizio deve garantire l'igiene per tutta la cittadinanza e per tutto il territorio. Uno, per noi che ci abitiamo; due, per i pochi turisti che decidono di venire in questo paese e non possono vedere un paese di terzo mondo pieno di sporcizie. Per cui sarà obbligo di questa amministrazione, impegno di questa amministrazione, pretendere che il servizio funzioni. Se il servizio non funzionerà, comunque già devono rispondere per il non funzionamento dei giorni precedenti, questo è chiaro. Continueremo a contestarli se dovesse essere necessario, perché pretendiamo che la raccolta venga fatta e svolta nella maniera più efficiente possibile. Questo l'abbiamo preteso nel 2015, lo abbiamo voluto nel 2016, lo vorremmo nel 2017 contro tutti e contro tutto, perché abbiamo il compito come amministratori oggi per quanto riguarda l'ambiente e in altri casi per altre tematiche di pretendere che tutto funzioni alla perfezione, ognuno per la sua parte. Ai cittadini lancio un messaggio: sappiate che quello che lasciamo nel nostro territorio è quello che ci ritroviamo. Possiamo pretendere un paese pulito, ma dobbiamo contribuire a mantenerlo. Alla ditta non lancio più il messaggio, perché ce ne occuperemo nelle sedi opportune. Grazie per la vostra presenza. Sì, grazie. Allora, come vi dicevo, l'oggetto di questa conferenza stampa era suddiviso in due settori. Uno è l'abbandono indiscriminato dei rifiuti, l'altro è criticità nel servizio di igiene ambientale. Io parto dal secondo dato. Voglio ringraziare, così come ha fatto per il segreto, così come ho fatto io, il corpo di polizia locale, il comandante, tutti i vigili, e voglio ringraziare altresì anche il comando stazione dei carabinieri, perché mi è stato riferito che più volte è il tecnico e appunto il personale comunale. Chiaramente, dice bene il comandante, criticità nel personale, questa c'è anche nell'ufficio tecnico. Allora, io parto dal dato che mi è stato fornito: ci sono 163 verbali accertati e altri in corso di accertamento, dovremmo toccare i 200, le 200 sanzioni. I verbali spediti sono 127, 50 risultano già notificati, alcuni di questi sono venuti a reclamare dal sindaco. Naturalmente il sindaco li ha invitati a pagare e a rispettare le regole, perché se sono stati sanzionati evidentemente hanno violato qualche regola. Muoviamo dal fatto e precisiamo che a monte vi è un'ordinanza del sindaco che vieta l'abbandono dei rifiuti, forse a qualcuno questo sfugge, che va a tabellare pure la sanzione indicandolo in 150 euro per l'abbandono della singola busta o di più buste. Poi il dato che non mi fa assolutamente dormire sonni tranquilli è che nei 127 verbali spediti, 139 mi passa l'ufficio tributi, elenco sanzionati inviato all'ufficio tributi, abbiamo un iscritto a ruolo di 54, dei quali 43 residenti su Mello, quindi ci sono 11 non iscritti a ruolo. Questi partono o le sanzioni per 5 anni, è chiaro.
anche se a monte alla fine vedo ancora un altro dato. Di questi iscritti a ruolo, vi posso dire che l'80% ha ritirato il kit dei mastelli. Quindi capite che nonostante il tizio ha i mastelli a casa, preferisce buttare la spazzatura in giro. E questo è un dato di cui tutti dobbiamo trarre, ognuno per la propria coscienza, i dati. Per me è un dato marcato, dove c'è, anche se minima, ma una parte di gente civile, e non vado oltre. Degli 85 accertati, parliamo credo dei primi 85 accertamenti, solo 24 risultano residenti a merito, magari iscritti a ruolo, magari c'è anche il tizio che è alla casa sicuramente a merito ma non è residente. Poi l'altro dato è da gennaio che stiamo distribuendo i kit, giusto? Da novembre che stiamo distribuendo i kit, e se c'è stata un'impennata di iscritti a ruolo, questo è già un dato che evidenzia il quanto sommerso c'è. Ci sono circa 1000, se facciamo la differenza 6, 5, 49, 2, 5, 2, 85, sono circa 1000, sono 1250 circa utenti che si sono aggiunti all'elenco di chi va a pagare le tasse, di chi le ha sempre pagate in maniera regolare. L'altro dato che non deve passare inosservato è che soltanto 4.481 hanno ritirato i kit, quindi siamo nell'ordine di circa 70.000, tanto oscilla tra i 1.500 e le 2.000 persone che ancora non hanno ritirato il kit. Io vi dico che, indipendentemente da quello che stiamo facendo con le telecamere, dai controlli, noi abbiamo fatto un altro controllo con l'ufficio tributi e l'abbiamo fatto in maniera spiccola, andando a chiamare uno per uno tutti i residenti sul merito, dall'ultimo nato al più anziano, e vedendo chi è iscritto a ruolo. È rimasto un congruo numero di soggetti che nessuno ha chiamato, e la stima, compattando il numero, è che ci sono 930 utenze che non sono mai state iscritte a ruolo residenti a merito. Quindi è accertato. È vero sì che noi con le telecamere andiamo a subito a iniziarli a sanzionarli, però vi posso dire che le persone che abbiamo scoperto erano già censite. Dice: ma se le hai censite come evasori, perché non hai attuato la sanzione? E perché ogni cosa purtroppo al suo tempo, il personale è quello che è. Un altro dato che voglio che fate veicolare bene è che noi non ci siamo fermati solo al primo controllo dei residenti iscritti a TARI, abbiamo incrociato pure tutte le utenze elettriche, le utenze catastali e le utenze a TARI. Da questo emerge che ci sono 2.400 utenze, dottore Vinci, 2.400 utenze che sono iscritte alla TARI. 2.400, questo è il dato che mi ha fornito l'assessore Bruni, 2.000 con l'ufficio tributi, 2.400 utenze circa che hanno il servizio elettrico, quindi il contatore dell'elettrico, pagano la spazzatura ma non hanno il servizio idrico, non sono censiti. Partirà il controllo, come riusciremo a farlo non lo so, stiamo appunto affrontando col comandante dei vigili, cioè, un non primo, il un primo controllo, capite bene. Allora, non c'è il contatore della luce, pagano la spazzatura, che può succedere? Che magari lo faccio su me stesso, che io abito nel piano sotto e c'è un unico contatore tra papà e figlio, diamola per buona questa, ma sicuramente il numero di utenze, anche per la fornitura di acqua che noi abbiamo, perché anche là abbiamo, ricordate il famoso dato che ho sempre dato, 1.200.000 metri cubi fatturati da Sorical, 800 metri cubi che il comune fattura l'utenza, più i nostri quattro pozzi, se tanto c'è un grosso ammanco o
e chi usa l'acqua senza pagarla, traiamo il dato che la ruba. Dice bene il comandante, questi controlli, 2600 controlli, non è una cosa che noi possiamo gestire da soli se non ci inventiamo qualcosa, perché in ogni controllo che ha da esito, per loro lo chiamano positivo, cioè il furto dell'acqua, per me è un negativo, un controllo negativo, negativo perché segna un punto meno, un ulteriore punto meno per quanto mi riguarda. Scatta una denuncia con delle procedure che devono fare come tempistica entro le 24-8 ore, se vi è sequestro, eccetera. Quindi questi sono i dati che riguardano la prima parte, quella dell'abbandono, dell'emersione, del sommerso, eccetera, che non ci fa gonfolare, anzi, onestà per onestà vi dico che sono numeri che non avrei mai voluto dare, perché non ci squalificano e non ci qualificano. Passiamo alla seconda parte, che è quella che mi preme di più, perché è vero sì che ci sono le 200 sanzioni di cui oltre il 50%, il 60%, forse anche il 70% non è di residenti di medio, quindi un 30% è un numero insignificante sui cittadini, anche se poi comporta quella visione che vediamo, quella visione scellerata, perché se passiamo dalla Primo Maggio, se passiamo da Pinati, se passiamo dal San Leonardo, vediamo quei cumuli di rifiuti che onestamente sono delle mini discariche. E ribaltiamo, noi abbiamo l'obbligo, noi sconti non ne facciamo a nessuno, noi abbiamo dei ritardi sulla gestione. Tra poco ho chiesto già al comandante dei vigili di annotarmi se nella frazione Pinati è stato ritirato, doveva essere fatto nella giornata di ieri, il multimateriale, la plastica. Se non è così, provvediamo a fare una relazione, perché io uno degli accenti che ho posto nel verbale che ho fatto in contraddittorio con la loca di ambiente, non c'era il responsabile dell'ufficio tecnico assente perché era al tribunale, io ho evidenziato l'attenzione che ho posto sull'articolo 13 del nostro contratto, penalità e risoluzione del contratto. Vi leggo qualcuna delle penalità: euro 1000 giornalieri per il mancato ritiro domiciliare di una qualsiasi tipologia di rifiuto o per il mancato spazzamento di ciascuna area di circolazione via strada, piazza del territorio comunale. Oltre 10 aree di circolazione, strade o piazze non servite dal servizio, si intenderà inserimento non espletato con l'applicazione della penale al punto 1 che è di 10.000 euro. Ma poi ci deve dare, insomma, alla fine? Un attimino. Bisogna prima saper fare nei tempi giusti le contestazioni. Euro 200 per il mancato ritiro di una qualsiasi tipologia di rifiuto da raccolta domiciliare presso singolo civico. E questo è uno degli articoli. Poi l'altro accento che ho posto sull'articolo 21 dei principi generali, un trafiletto recita: è compito degli addetti al servizio provvedere alla pulizia dell'area circostante il punto di conferimento e all'asporto di tutti i rifiuti che per qualsiasi motivo si trovassero sparsi. Abbiamo, naturalmente non voglio assolutamente giustificare, c'è un ritardo sugli ingombranti, è stato saltato qualche giro, forse recuperato, ho chiesto anche il conto su questo. Noi il capitolato prevede che possono essere soddisfatte soltanto 20 chiamate a settimana. Abbiamo chiesto il numero degli interventi per vedere tanto mi dà tanto per ovviare. È chiaro che se c'è in questo momento una chiamata e va a fine agosto o ai primi di settembre, c'è qualcosa che non funziona, il correttivo va portato, però questo capitolato noi, e con questa gara d'appalto l'abbiamo ereditato, stiamo cercando di correggere ove possibile, per quello che è possibile, il tiro. Un altro accento che l'ho posto sulla raccolta degli sfacci, ve lo leggo, perché parecchi agenti, dice la signora che è venuta a protestare ieri, io avevo il sacchetto, quella che è il telefonare, il sacchetto con le foglie del cortile e ho ritenuto opportuno metterlo. Il servizio è rivolto, raccolto sfalci, alle utenze domestiche e riguarda gli sfalci di erba, fogliame, potatura. Quando parliamo di potatura non è la foglia ma è il ramo, il ramoscello, il ramo o altro materiale vegetale.
La raccolta dei residui di spalci, potature dei giardini privati sarà effettuata congiuntamente alla raccolta dell'organico nei giorni previsti da questa fazione. La frequenza è di 3/7 giorni a settimana. Anche qua credo che ci siano delle incongruenze. Io ho invitato il responsabile dell'ufficio tecnico a verificare e a contestare, l'ho fatto quantieri, mi sembra che era giovedì mattina. C'è un verbale, avevo una mia annotazione fatta, un mio appunto fatto al mio responsabile dell'ufficio igiene ambientale e notificato anche, firmato anche di loro dell'ambiente, che sarà tenuta nel momento in cui, perché non è il sindaco che fa le contestazioni, ma il responsabile dell'ufficio tecnico, a dare spiegazioni a queste criticità. Un'altra criticità è quella della pulizia della spiaggia. Abbiamo, o forse per la prima volta, e da quando ci siamo noi, da anni, ha fatto una parziale rapatura della spiaggia, ma abbiamo riscontrato una mancanza di pulizia della spiaggia. Anche questo, per quanto mi riguarda, ho invitato il responsabile dell'ufficio tecnico ad annotare e a fare le contestazioni che dovevano essere fatte. Quindi noi attualmente abbiamo come criticità l'abbandono indiscriminato dei rifiuti, che per noi in qualsiasi, diciamo, modo va a svolto. Per noi è a carico dell'impresa, senza ombra di dubbio, lo ripeto, l'articolo 21 dice che è compito degli addetti al servizio provvedere alla pulizia dell'area di costanza e il punto di conferimento e all'asporto di tutti i rifiuti che per qualsiasi motivo si trovassero sparsi. Queste sono le carenze che noi riscontriamo, che come parte politica abbiamo già mosso all'ombra di ambiente e al responsabile dell'ufficio tecnico. Sconti zero. Io aggiungo una sola cosa, comandante. Ho piena fiducia nell'operato svolto dal comando dei vigili. Per me il lavoro svolto con le sanzioni, con le telecamere, con la protezione di oggi, credo, scienza e coscienza, di poter dire che è regolare. Naturalmente, se c'è un qualche errore che va addebitato alla parte politica, pronti a riconoscerlo. In questo momento non lo intravedo, non c'è alcuna, per me, nessuna preoccupazione. La preoccupazione invece viene dai dati che abbiamo riscontrato. Non mi chiedete, vi dico io di non chiedermi come riusciamo a fare i controlli su 2.400 persone in questo momento, non lo so, non lo sa neanche il comandante. E so soltanto che i numeri devono scuotere le coscienze di ognuno di noi, non tanto per noi, ma per i nostri figli, per i tanti ragazzini che ci stanno. Diceva bene il comandante, è una vergogna. Il papà che fa scendere, la mamma o la nonna che fa scendere il ragazzino dalla macchina per buttare la spazzatura. È una riflessione che voglio fare a voce alta. E un'altra riflessione è che già mi vedo proiettato al nuovo bando. Il nuovo bando ci deve far correggere gli errori che ci stanno in questo. Il nuovo bando deve essere concepito, elaborato da qua un anno, 3 anni è la gestione dei rifiuti. Un anno è già passato con tutti gli errori e gli difetti che abbiamo avuto. Per la percentuale di differenziata del 2016 non è quella degli ultimi mesi. Oggi siamo al 52%, la media dei 3 mesi da quando abbiamo completato il ritiro dei cassonetti sul territorio comunale. Il 52 è una buona percentuale. Vi do qualche altro dato sul non corretto conferimento. Sul non corretto conferimento non abbiamo avuto alcuna contestazione da parte di Locri d'Ambiente, eppure c'è un camion sequestrato. Quindi se tanto mi dà tanto, diciamo messo in quarantena, io dico sequestrato forse impropriamente, però è un camion che manca in questo momento al servizio. Ho posto l'accento, e questo è un discorso, diciamo, su cui non facciamo, non vedo qualcuno del personale, sul numero del personale. Il capitolato prevedeva un certo numero, vediamo quanti sono giornalmente i signori che si occupano del servizio a merito con nome e cognome. Abbiamo chiesto un cronoprogramma e soprattutto il cronoprogramma dei mezzi, altrimenti
ho invitato sempre l'ufficio tecnico, io gli ho fatto questo appunto, mi è venuto non molto difficile, anche perché questa è una partita che viene gestita da tecnici, mi sono fatto onestà per onestà anche aiutare su questa, perché voglio sempre sbagliare a più teste, con più occhi e con più teste, perché ritengo sempre che gli errori fatti da un confronto sono sicuramente ridotti. Io e qua per il suo tramite voglio ringraziare anche gli operatori, c'è uno, sarà cura della signor Pizzimenti mi sembra che è, sarà qua su cura a ringraziare il personale, vi chiedo più attenzione, controllate, vigilate, vi chiedo scusa, lo faccio io per puntamento, so che avete avuto delle aggressioni, le ha avute anche qualche vigile. Io una sera a un signore anziano mi sono permesso di dire che il vigile non è suo figlio, non è, stava urlando, dice ma è il modo mio di parlare, no, urlate al vostro figlio, non urlate, se avete qualcosa scrivete al comando di vigile, scrivete al sindaco, che gridate in mezzo alla strada non ha senso, non ha significato. Quindi vi chiedo scusa se qualcuno vi aggredisce, vi chiedo più attenzione, vi chiedo più sacrificio, e vi chiedo maggiore collaborazione, perché vogliamo una Medito più pulita, vogliamo una Medito più ordinata. Questo è il nostro unico obiettivo, non abbiamo altro da chiedere se non il rispetto delle regole, il rispetto del capitolato, il rispetto del contratto firmato da parte di Logre d'Ambiente, per far sì che sia i vigili, sia la parte politica, sia gli operatori possano lavorare con serenità e possano tranquillamente dire una volta per tutte, a merito le cose iniziano a funzionare e le cose stanno cambiando. Devono cambiare, costi quel che costi, da parte nostra, e correggo l'assessore Bruni, non è vero che noi non dobbiamo essere sceriffi, sicuramente non siamo militari, però se controlliamo, se rimproveriamo, se ci arrabbiamo quando vediamo qualcuno che non conferisce in maniera corretta, io ieri ho rimproverato una signora che aveva dei bambini piccolini e gli ho detto signora lo dovete fare non per il sindaco, non per l'assessore, non per la parte politica, non per gli operatori della Logrine, fatelo per i vostri figli, perché queste buste dove stavano per finire in qualche quell'ora nella fumata non è corretto, chiamate che vi sarà dato, chiedete e qualcuno vi risponderà e vi deve rispondere nei tempi previsti dal contratto. Segnalate, invito tutta la cittadinanza a segnalare per iscritto e per tempo qualsiasi disservizio. Ci serve per fare le dovute contestazioni e le dovute sanzioni. Grazie. Possiamo fare qualche domanda? Ma assolutamente sì. Allora, intanto complimenti per l'onestà, perché avete voi stessi dichiarato che in realtà da quando è iniziata poi la differenziata le cose sono peggiorate e non migliorate. Certamente ora non voglio addossare le responsabilità, ma questo è, cioè se che poi si è riusciti ad accertare, ad aumentare il numero degli iscritti al ruolo, tutte cose, ottimi risultati raggiunti. Una cosa è certa, che il paese non è mai stato così sporco. Questo è un dato che voi stessi avete riconosciuto nella vostra esposizione dei fatti. Allora, lei, la prima cosa che lei ha detto, sindaco, 84 accertati, una delle cose che ha detto, solo 25, me l'ha detto anche l'assessore, mi pare, sono cittadini residenti a meno di 4. Oh, ha detto il sindaco, 84 accertati, solo 25 residenti a meno. Ah, no. Allora, mettetevi d'accordo tra voi. 43 residenti. Quanto? 43 residenti. Lei ha detto, però, sindaco. No. Vabbè. In ogni caso, perché ho voluto partire da questo dato? Quando si fa la raccolta differenziata, solitamente in tutte le città uno vede che ci sono anche delle isole ecologiche. Perché dico questo? Perché se da Reggio di Calabria, come avviene nel mondo Porto Salvo, soprattutto il sabato e la domenica, si riversa tantissima popolazione che quasi raddoppia quella di Medito, ora nel periodo di agosto avremo una grande criticità, io mi auguro che l'Occhio d'Ambiente si attrezzi, quel comune pure, se uno ha un bambino piccolo
che gli fa la cacchina, il nonno, diciamola così, se non si capisce. E questa la mamma cambia il bambino e mette in una busta di plastica quella cacchina, il panno, poi se lo deve rimettere in macchina dopo una giornata di caldo, quindi a morire, e portarselo a casa del padre. Perché non ha altro, salvo a fare il lancio dalla macchina. Perché lo fa il lancio però se lo fa? Perché laddove c'è sporco è facile aggiungere una busta, laddove non c'è, infatti non c'è. Io ieri sera ero a Bova, nella città di Bova, ho visto che non c'è una cicca di sigaretta per terra. Io che sono un grande fumatore, però trovo il posacenere. Andavo a trovare il posacenere. Quindi se il paese è pulito, nessuno si permette di buttare nemmeno la cicca delle sigarette. E allora, intanto perché non avete pensato, soprattutto che in arrivo, con l'arrivo dell'estate, a queste isole ecologiche che vengono definite sempre da codice dell'ambiente? Io sono andato a prendermi qualche appunto per capire, perché non sono un esperto, un luogo recintato e sorvegliato all'interno proprio dell'area comunale, per il quale addirittura per questa tipologia semplice non serve nemmeno la comunicazione che serviva fuori, perché non è una discarica, è un'isola ecologica. Poi l'Ufficio d'Ambiente ha l'obbligo di andare naturalmente sorvegliata. Non aver fatto questo si può portare anche a questi risultati, attenzione, perché non è solo chi non ha literato il mastello. Ma la domanda che mi faccio, ma voi i mastelli o non i mastelli, i carrellati alle attività economiche, quindi non al cittadino residente e domestico, ma a quello commerciale, l'80% non glieli avete ancora consegnati. Io tutte le mattine quando vado al bar reclamo. Cioè, dove la dobbiamo portare questa spazzatura? Ma come facciamo a tenercela una settimana in casa? Ci sono dei lidi, stamattina io ho visto un lido che ha un camion di spazzatura. Qualcuno pensava di rivolgersi all'esterno, ma non può farlo, per farsela prendere. Ma da chi? Dove la smaltisce? E quindi questi sono problemi che secondo me, caro sindaco, caro assessore, voi dovete immediatamente affrontare. Ma voglio andare all'Ufficio d'Ambiente, a queste criticità. Io sono andato a guardare, mi è capitolato l'appalto. Lei ha mai visto a merito una spazzatrice? Per il paese di Milano, assessore, lei l'ha mai visto? Sì, c'è? Io non l'ho mai vista. Eppure io giro sempre con la telecamera, tant'è che il comandante dei vigili poi mi sanziona anche su Facebook, sbagliando. Ma solo che sia a me. Come? Solo che sia a me. Sì, citando anche il codice. Cioè, non ho capito. Qui c'è scritto che ci vuole la spazzatrice, qui c'è scritto quante persone deve avere l'Ufficio d'Ambiente e il servizio. Ce li ha queste persone, assessore? O ha il 50% di questi servizi? I camion, i mezzi, cioè le risorse, qui c'è scritto chiaramente, sindaco, lei l'ho detto prima, ma io sto. Sì, che quindi c'è il costo, nasce appunto da una somma, no? E alla fine c'è 18 persone che nascono. Tanti impiegati così, o questi così, e qui mi pare che ci mancano 6 unità lavorative più o meno, ci manca qualche camion, ci manca il compattatore che ogni tanto scende da un altro paese, non c'è la spazzatrice, e allora in giro per il paese sapete che si dice? Ma scusate, se lo pagano per intero e fai il 50%, abbiamo visto poi la pulizia delle strade, qui basta portare un po' di capri e mangiano tutta l'erba che sta crescendo in giro, perché sul viale Garibaldi basta portare le capre e levano l'erba che c'è. Allora la sera, tra l'altro, è pieno di topi e la disinfestazione non so chi l'ha fatta, è pieno anche delle cosiddette, lo dico in dialetto, di cupi. Io le ho viste l'altra sera, non le hanno fotografate, ma le ho viste pure io avanti alle sera. Cioè non si può stare in estate nel salotto del paese con i topi. Se ci sono è perché c'è un problema igienico sanitario, no? E allora va risolto, io vi invito a volerlo risolvere con urgenza. Perché si dice in giro, ma scusate, se questi non ci sono questi mezzi, non ci sono questi operai e gli stanno pagando il canone per intero, c'è trucco sotto. Il trucco sotto significa che qua c'è chissà in questo appalto quanto spartono. Questo significa. E allora, siccome io sono convinto invece della bontà sia del lavoro dei vigili urbani, è chiaro, no? Perché se stiamo qua anche a fare. Non stiamo qua con questo caldo a divertirci né noi né voi,
Però per dare una corretta informazione è giusto anche sanzionare non soltanto chi butta la spazzatura, caro comandante dei vigili, che non è giustificabile, ma va sanzionato anche chi deve fare la raccolta e non lo fa allo stesso modo, anzi non allo stesso modo, in maniera veramente grave. Non vede al comando di polizia locale, non lo possiamo fare noi. No, io non sto dicendo a lei, io sto dicendo, va sanzionato, ma chi lo deve fare? Chi lo deve fare? Lei deve fare un'altra cosa, ma glielo dico alla fine. Glielo dico alla fine della mia domanda. Quindi mi sembra rispondete su queste isole ecologiche, se volete farla, se ritenete, perché tra l'altro c'è anche un articolo che vi dice che quando inizia la differenziata è una delle cose che dovreste fare con la massima urgenza, perché quindi non avete dato come si chiamano, i carrelli, insomma, per i commercianti, eccetera, e poi perché non avete reso pubblici i dati come previsto dal contratto. Perché quelli, c'è scritto che vanno resi pubblici, quindi voi perché non li rendete pubblici? Perché violate anche voi le disposizioni del contratto, non solo loro che l'ambiente. Cioè, lo dico, ma non per fare polemica, perché se no non avrebbe senso. Io ho visto che voi con grande onestà mentale, l'assessore Patrizia Chè ha iniziato dicendo, io non mi vergogno di dire che abbiamo delle difficoltà, che il paese non è pulito, e così ha detto. Il sindaco ha detto la stessa cosa, lei ha detto la stessa cosa. Bravo. Però ora vanno risolti i problemi, perché altrimenti noi questa mattina abbiamo preso in giro i cittadini e abbiamo soltanto multato 163 persone, altre multeremo nel tempo. E a proposito delle multe, e finisco, voglio fare una domanda al comandante dei vigili. Quante persone avete multato di fronte a casa vostra, cioè di fronte al corpo di polizia municipale in questo periodo? E se c'è una telecamera? Quante persone avete multato? Nel palazzetto dello sport, e se c'è, e se quell'area è un'area che era stata sottoposta a sequestro oppure no? Posso rispondere? Cioè, no, poi le dico anche perché. Sì, no, ma rispondo, siccome rispondi mi collego pure. Ma non è attenzione, non è polemica, no, la mia domanda. Io... E perché c'ho mezzo Pilati che ha raccolto firme, che sta facendo giustamente quelli che abitano dall'altra parte, forse solo voi non sentite. No, nessuno che vi. Però deve avere la pazienza per rispondere, io rispondo. E mi ricollego pure al video che ha fatto, dove voglio dire, tra virgolette, a fronte delle sanzioni fatte su determinati del paese, ha definito CETA, la polizia municipale, che non vedeva il disastro ambientale all'interno del campo nord. Un disastro ambientale che dura penso da 40 anni. E non penso da quando lei era consigliere del comune. Non è così. Lei non deve dire cose che non sono vere. Dire, non io ero consigliere e c'era anche sì. No, vabbè, lei mi dice che è sempre stato Roma, così, non è così. Siamo arrivati al campo Roma, poi ci faremo quattro risate più in là nel tempo. Del campo Roma è molto più complessa di una simile, di un semplice abbandono dei rifiuti sul suolo comunale. È una tipologia completamente diversa, dove serve per la risoluzione definitiva della problematica, prova né testimonianza nelle mille relazioni che abbiamo fatto noi, un'attività sinergica con tanti attori istituzionali. Non possiamo pensare che quattro agenti di polizia locale entrano nel campo Roma e risolvono la problematica oggi, no. Da 40 anni. No, ma no, oggi non no. Penso che prima ma era pulito, era... caro comandante. Quattro. Lei dimentica quattro. Che voi eravate là dentro quando era pulito. Lei lo dimentica, io no che ci ho filmato. Allora, io non lo posso dimenticare. No, assolutamente. La problematica e non ce l'ho con lei, attenzione, perché lei da solo non ce la può fare con quattro vigili. No, urbani. Ma le spiego, perché lì è un problema innanzitutto di natura sociale. Insiste alle famiglie che vivono in una situazione di pericolo per la propria vita, vivono in baracche senza titolo edilizio, fatiscenti, con bambini piccoli, ma sicuramente non possiamo pensare che la problematica, questa complessità di questa problematica possa essere risolta al comando di polizia locale. L'ha fatto l'intervento di dislocazione delle famiglie che abitano, sicuramente con... Comandante, ma lei è sicuro che sono soltanto i nomadi che vanno a buttare quella spazzatura che ho ripreso nel fiume che appena arriva la prima acqua ce la porta tutta a mare, quella montagna? Oppure sono i cittadini che vanno a scaricare tutto il materiale? E non lo sa perché, allora io l'ho chiesto, ha messo una telecamera lì, ha preso qualcuno, butto, basta. Allora, ci ho messo le telecamere, evidentemente non me lo deve dire, certo. Dell'attività, sicuramente non lo posso dire in questa sede, certo, di Roma. Certo. Se abbiamo attività in corso all'interno del campo Roma, abbiamo svolto attività, non lo posso dire perché vige un principio che certo. Può essere istruttore nell'attività di indagine, ma non devo, voglio soltanto dire, e mi preme di sottolineare,
che la risoluzione del campo Roma, dove per anni e anni tutti hanno dormito, non penso che quella situazione sia a conoscenza solo del personale di polizia locale perché è di rimpettaio dei nomadi che abitano là. Penso che là ci sia una problematica che va risolta. Era stata risolta, c'erano più solo famiglie. Allora io non voglio, le domande non voglio farle al comandante, continuo a farla alla parte politica. Perché per me poi, voglio dire, io non ce l'ho con l'ego, tanto per essere chiaro. La parte politica mi deve rispondere su questa cosa, una volta per tutte. Merduri era consigliere comunale e c'ero pure io, quando vi siete insediati voi. Io ricordo perfettamente che l'allora sindaco, buonanima politicamente, Costantino, ha fatto la pulizia completa, e lei c'era il diviso. No, no? Costantino ha... Allora, c'erano due sole famiglie, ah no, allora sono sbagliati i vini. Sono sbagliati i vini. Il problema, posso dare palazzetto dello sport era pulito. C'è una montagna di Eternit, me la vuole levare che il vento gliela porta, sindaco, non lei, me la vuole levare che il vento la porta ai bambini che abitano vicini. Le posso rispondere, per la risoluzione, ma questo è il mio modesto parere, per la risoluzione della problematica del campo Roma, vanno completamente dislocati quelle famiglie. Perché queste sono rimaste all'epoca, quando aveva iniziato l'amministrazione Costantino, aveva demolito con Bobcat, con Ruspe le abitazioni, aveva assegnato degli alloggi alle famiglie, sicuramente è stata un'operazione di concerto con l'Opera Nomadi, ma il problema là è che non si è conclusa quella procedura, lasciando quelle famiglie là, quello è il centro di riunione di traffico illecito di rifiuti, in grossa parte commesso dai nomadi con altri soggetti eventualmente. Quindi per lei, siccome c'è una montagna, il fatto che arrivi uno e scarichi un camion è normale. Allora io le sto spiegando, ma mi devi fare parlare, quello che facciamo noi non lo dirò a certa no, no, certo non lo devi dire, ma io le sto chiedendo, siccome sta aumentando, io ho i video, man mano che ho, mi dice chi li sta scaricando, io no, lei nemmeno, qualcuno li scarica. Sicuramente vanno a perfetto, basta. Ma le sto dicendo un'altra cosa, siccome lei continua a sottolineare che c'è quella situazione... E che lei pensa che io ce l'ho con col comando e con i vigili, non è così! Se vogliamo risolvere quella problematica, ha fatto l'attività sinergica con prefettura, questura, con le forze di pubblica sicurezza, con l'ASPO, con i servizi sociali, spostare quelle famiglie, spostarle, no, purtroppo come erroneamente è stato fatto, creando un mini ghetto in via Mazzini, allocando le sparse del territorio e demolire definitivamente quelle barate. Fino a quando questo, e capisce bene che non pesa la vita. Io capisco pure che voi, lei, il sindaco, l'assessore all'ambiente, siete responsabili di disastro ambientale, per quanto mi riguarda. Per voi no, continuate a pensare che non è così. Altro che quello che butta la busta nella spazzatura. Certo. Comunque io avrei finito, se volete rispondere a qualche domanda di quelle, così ce l'andiamo perché... Prima di mettere cose in bocca che non abbiamo mai pensato, noi abbiamo detto, e lo riconfermiamo, che il paese non è pulito. Cosa ben diversa è dire che il paese non è mai stato così sporco. No, questo l'ho detto io. Questo l'ha detto lei. Sì, che è stato così sporco l'ho detto io. Così sporco, forse ci dimentichiamo, ci invito a acquisire il numero degli interventi del fuoco per l'incendio dei Castonetti, che forse superava la chiamata al giorno, c'erano più chiamate al giorno. Se diciamo che il paese non è stato mai così sporco, per quanto mi riguarda non c'è bestemmia più grossa. Vi posso dire con certezza che la settimana che verrà è quella buona per collocare 10 mini isole ecologiche. Vediamo su questo una certezza, come dislocarle, la maggior parte verranno dislocate nelle adiacenze degli accessi al mare, e certezza che il paese sta per muovere verso la punta massima di presenza al meteo, che durante la settimana che va dall'8 al 16 al 17 agosto, questi 10 giorni dall'8 al 18, merito va a toccare 3/7, 3/8, e noi ci auguriamo anche che vada a superare questo 3/7, 3/8, e perché sicuramente avremo il piacere di ospitare gente, turisti, ma anche per poter salutare e incontrare i tanti nostri migranti che purtroppo si sono nel tempo dovuti trasferire e lasciare il loro paese d'origine. Per me questa è qualcosa che purtroppo mi brucia parecchio. I carrellanti.
i carrellati, anche qua c'è un qualcosa di anomalo sul contratto, stiamo cercando di muovere. Io ho letto il passaggio, non mi sono fermato ma anche quello dello spazzamento, della spazzatrice. Lo spazzamento delle strade è previsto in parte manuale, in parte meccanico, con delle cadenze che per quanto ci riguarda stiamo monitorando come parte politica e non vengono rispettate. Il numero delle unità impiegate, è certo che dovrebbero essere da contratto 18, mi sembra, se non vado errato. Lei dice che mancano 6. Ho chiesto il cronoprogramma con nome e cognome e con targa dei mezzi impiegati sul mezzo. L'ho chiesto all'Ufficio di Ambiente, l'ho chiesto al mio ufficio tecnico. Perché lo abbiamo fatto? L'ho fatto per accelerare, diciamo, il processo di contestazione, perché ad oggi, comandante, l'articolo 16, controllo della polizia locale, il comune provvede alla vigilanza e al controllo dei servizi effettuati dalle aggiudicatarie a mezzo degli uffici comunali competenti, ufficio tecnico, e dei quali dipende per tutte le disposizioni riguardanti il servizio stesso. L'operniente dipende dall'ufficio tecnico. È fatto obbligo all'aggiudicatario e al proprio personale di segnalare immediatamente agli uffici competenti tutte quelle circostanze o fatti che possono impedire il regolare andamento del servizio. Abbiamo il camion in quarantena, è chiaro che qualcuno non ha conferito in maniera corretta, però è altrettanto chiaro che non mi sembra che è stata fatta, per quanto riguarda l'organico, una segnalazione che ci consente di muovere dei rimproveri, delle, diciamo, contestazioni all'utenza. È fatto altresì obbligo alla ditta aggiudicataria di denunciare immediatamente all'ufficio tecnico del comune e alla polizia locale qualsiasi irregolarità, getto abusivo di materiali, deposito di immondizie e ogni altro sottraio. Onestà per onestà, qualche segnalazione da parte dei luoghi di ambiente per questi mini discariche è arrivata, lo dico, coadiuvando l'opera dell'ufficio di polizia locale con l'offrire tutte le indicazioni possibili per l'individuazione del contravventore. Quindi credo che questo la polizia locale l'abbia fatto con le telecamere, abbia sanzionato chi contravviene. Però non ci fermiamo a questo, è chiaro, e anche i carabinieri, chiamando a supporto i vigili, perché se i carabinieri chiamano i vigili, poi la parte finale scompaiono i carabinieri, l'opera, il verbale va in capo ai vigili. Ringraziamo entrambi. È chiaro che si individua il problema, a me interessa la soluzione. Ci sono le buste, perché qualcuno le ha buttate là in maniera illegittima, illegale, le lasciamo là? Assolutamente no. Per me vanno tolte. In un modo o in un altro, poi vediamo se l'opera ambiente le caccia gratuitamente e noi dobbiamo pagare la discarica. Veniamo alle altre, il campo Rom. Il campo Rom, io ho contezza, ci dice che comandante c'erano 2-4 famiglie, uno ha detto 2 e l'altro ha detto 4, vi dico che oggi ce ne stanno 8. L'ultima relazione dell'ufficio politico sociale, perché abbiamo avuto un finanziamento di 720.000 euro che dovremmo spendere e rendicontare entro ottobre. Perché siamo fermi? Siamo fermi perché nel preliminare è previsto di buttare il palazzetto dello sport. Il palazzetto dello sport è l'unica opera, questo ci è stato riferito verbalmente dall'ufficio tecnico, che è stata realizzata con la sorveglianza, l'alta sorveglianza del Genio Civile. Se tanto mi dà tanto, è vero che le prove sul calcestruzzo non danno dati confortanti, capite che significa che anche qua si apre una partita che mi auguro ci consenta di poter spendere questi soldi in un modo o nell'altro. Perché se ci vincolano a non buttare il palazzetto da parte, l'idea nostra è di modificare il progetto e recuperare il palazzetto dello sport. Le prove, adesso noi stiamo per rifare le prove. Sì, ma quando passiamo dalla teoria ai fatti, sindaco, perché questo, come dire, uno va a scuola e va tutta la vita a scuola. A un certo punto devi cominciare ad esercitare. Allora voglio dire anche, correggimi se sbaglio, comandante, che lei ha detto che c'è gente che sta scaricando in mezzo alla fumara. Tanto la fumara non sarebbe di conferenza nostra, anche se noi abbiamo bonificato la fumara tabacco,
e là con l'abbandono, io vi invito ad andare a vedere cosa c'è, perché l'abbiamo scritto, c'è una relazione dopo Festa di Madonna, quello che è successo dopo la chiesa, nella chiesa di San Giuseppe, nella Fiumara d'Albano. C'è, noi c'è una discarica più grande della Calabria, credo. Dove? Vicino casa tua, vicino a... Nella traversa, anche questa è una delle zone in criticità che abbiamo, la traversa che collega Anna, ex diciamo la zona della Sala Anna, sì, Sala Anna che va verso la Fumara, quella traversina. No, stella. La traversa, non la traversa. Dopo la chiesa di Anna, sì, verso tra il tratto tra Mello, tra Mello e Santeria. Ma è tra Mello e Santeria. Della zona di Vilardi, questa è una zona che non è filmata, giusto per rispondere. Che stiamo attenzionando e verrà monitorata e controllata. Non devo dare alcun suggerimento, come non ne ha avuto, grazie a Dio, bisogno il comandante. Se chiede conforto, gli dico che quella è una delle zone, magari sarà in questo momento controllata, non mi interessa saperlo, non voglio che risponda. Dico, è chiaro che su questo ci è sfuggito, il numero delle telecamere da qua a breve verrà raddoppiato. Verrà raddoppiato per un motivo molto semplice: le telecamere non serviranno solo per l'abbandono dei rifiuti, le telecamere possono anche servire per altro, per il controllo del territorio, che non deve essere limitato, visto il crescente numero di furti che ci stanno avvenendo. In questo momento servono per... Non, comandante, predisponi questo regolamento e porto in avanti. Questo, io spero di aver risposto. La spazzatrice ci è stato posto che noi... ci è stato contestato da parte di Open Ambiente verbalmente, almeno dalla parte politica, che noi dobbiamo dare il carrellato con il cassone con l'aria individuata, e questa è una nostra mancanza, e l'autorizzazione al ritiro di questo codice particolare di rifiuti, che adesso non ricordo il codice, c'è scritto nel verbale comunque, e annotato sulle mie carte. Questo, io credo di aver risposto a tutte le domande. C'è qualcuna che mi è sfuggita, vi chiedo scusa, rifatela. Ecco. Vi chiedo di acquisire, che è un atto pubblico, noi la porteremo nell'ordine del giorno del prossimo Consiglio, la sentenza del Consiglio di Stato per quanto riguarda l'affidamento del servizio all'Ordine di Ambiente e la revoca del servizio alla ditta aggiudicataria. 3 anni, un anno è passato, ragioniamo già da qua un anno, perché un anno prima vogliamo e dobbiamo fare un nuovo bando. L'obiettivo è, lo dico perché credo che sia facilmente raggiungibile, facendo sinergia, lo chiedo a voi come stampa, lo chiedo alle forze dell'ordine tutte, scriverò anche al prefetto, facendo sinergia credo che noi siamo, e non è un numero che è fantasia, è un numero che può essere concretizzato facilmente entro fine anno, raggiungere il 70% di differenziale. Questo ci consentirà di fare un nuovo appalto con numeri totalmente diversi da quelli di oggi. Il risparmio verrà spalmato sull'utenza, non verrà intascato da chi che sia. Noi non abbiamo nulla da spartire con l'Ordine Ambiente. L'Ordine Ambiente ha un contratto che deve rispettare, non avrà alcun sconto come non hanno avuto i precedenti, come non avrà nessuno che svolge servizio, alcun servizio, qualsiasi servizio a meno. Questo deve essere chiaro per tutti. Grazie di tutto quello che fate e per l'aiuto che credo dovete, potete e darete per la crescita del nostro paese.